Guardate questo documentario e ascoltate questa storia. È una vicenda che più di ogni discorso spiega che cos'è un uomo giusto, un uomo che si espone, che combatte con coraggio e con forza l'ingiustizia per salvare delle persone in pericolo, senza chiedere per sé niente, né gloria né ricompensa. Anzi, rientra poi umilmente nell'ombra e nella vita quotidiana. Questa è la storia di Giorgio Perlasca, una storia diventata famosa perché c'è stato in televisione un famoso sceneggiato interpretato da Luca Zingaretti. Ma questa volta vedrete invece i personaggi veri, i testimoni, i protagonisti, gli ebrei salvati, che in qualche modo diventano loro i protagonisti veri della storia, che raccontano cose agghiaccianti. Sembra di entrare in un incubo, in un mondo dove sembra impossibile che certe cose abbiano potuto accadere. Vediamo. Dico la verità che io non ho avuto coraggio, non pensavo ai pericoli. Non è che abbia avuto coraggio, almeno penso, credo, insomma. Non pensavo ai pericoli. Andavo dritto per la mia strada. Dopo la pesante disfatta dell'esercito ungherese nell'ottobre del 1944, l'ammiraglio Horthy, reggente la corona di Ungheria, decide di rompere l'alleanza con la Germania nazista e di firmare un armistizio con l'Unione Sovietica. Ma i tedeschi, con l'appoggio dell'esercito e della polizia ungherese, riescono a prendere il controllo militare della capitale e impongono il partito filonazista delle Croci Frecciate, nominando il generale Zalasi primo ministro e capo dello Stato. Nel 1944, quando sono entrati i tedeschi, la nostra vita è stata stravolta. Ovviamente abbiamo capito che eravamo in pericolo. Ciò ci veniva ricordato da tutti i manifesti in cui erano elencate tutte le ristrettezze che avremmo dovuto subire. Vi cercavano e dovevamo andare in giro con la stella di Davide sul petto. Coraggio. In realtà io non mi rendevo conto neanche di quale fosse il pericolo. Avevo solo 11 anni. Mi difendevano i miei genitori, i miei nonni, perché io stavo con loro. Mio padre era stato deportato. Una bambina nemmeno lo sapeva qual era il pericolo in realtà. È stato terribile. Più volte abbiamo rischiato di essere uccisi. E una volta siamo stati anche portati vicino alla stazione est di Budapest, dove poi partivano i treni per Auschwitz e per le altre destinazioni simili. E mi ricordo benissimo che mentre sfilavamo per strada c'era della gente che ci sputava addosso. E naturalmente un bambino questo non lo scorda facilmente, no? Al momento dell'occupazione militare tedesca dell'Ungheria, a Budapest si trovava anche un italiano, un importatore di bestiame, Giorgio Perlasca. Perlasca, internato dal governo ungherese insieme ad altri italiani, è in attesa di essere rimpatriato. Ma quando l'avanzata delle truppe russe sul fronte orientale rende sempre più reale l'ipotesi della deportazione in Germania, Perlasca decide di fuggire e chiede aiuto ad Angel Sanz Britz, ambasciatore della legazione di Spagna. Come ex combattente della guerra civile spagnola,
Perlasca porta ancora con sé una lettera firmata dal generale Franco, che gli garantisce l'aiuto incondizionato delle autorità spagnole. Perlasca riceve protezione e dei nuovi documenti e fin da subito si offre di collaborare al programma di salvataggio degli ebrei che la Spagna, insieme ad altri 5 paesi neutrali e alla Croce Rossa Internazionale, sta portando avanti non senza difficoltà. Ho cominciato questo lavoro cercando di riprendere quei 300 protetti spagnoli che erano stati portati via dai nazisti nei primi giorni del nuovo governo. Siamo andati allo scalo merci, dove i tedeschi portavano via delle migliaia di ebrei per portarli in Germania, insomma. In quell'occasione mi è capitata una piccola avventura. Ho visto nella colonna dei deportati, diciamo, ho visto due bambini gemelli, molto belli e molto simpatici, avranno avuto 11 anni. E allora io mi sono detto: come si può portare via questi bambini, deportarli, magari ucciderli? E allora ho detto a questi bambini: vedete quell'automobile con la bandiera spagnola? Voi correte lì, entrate nella macchina e rimanete lì, l'autista chiuderà le porte. E infatti i bambini hanno fatto questo. Se non che un maggiore della Gestapo è corso perché voleva di ritorno questi due bambini. Io mi sono messo davanti alla macchina e ho detto: i bambini sono nella macchina spagnola con bandiera e extraterritoriale, di conseguenza lei non può prenderli. E lui voleva, e ha preso fuori la pistola e mi minacciava con la pistola. Ma dice questo qui: voi disturbate il mio lavoro. E io spontaneamente ho detto: ma lei lo chiama lavoro questo? E allora si è avvicinato un colonnello, il quale si è informato di che cosa trattava e poi ha detto al maggiore: lasci stare, verrà il momento anche per i due bambini. Io ho domandato: ma chi è quello lì? Quello è Eichmann. Incursioni di bande armate, pestaggi, uccisioni sommarie contro gli ebrei sono ormai all'ordine del giorno nelle vie di Budapest. Unico porto nella tempesta, il ghetto internazionale. Qui trovano rifugio tutti gli ebrei che riescono a entrare in possesso di un salvacondotto di protezione delle 5 legazioni neutrali: Spagna, Svezia, Svizzera, Portogallo e Città del Vaticano. Eravamo tutti registrati all'anagrafe. Il mio salvacondotto era il numero 177. Su ogni salvacondotto c'era il numero anagrafico, che veniva trascritto su un libro enorme, dove vi erano tutti i nostri dati. E in quel libro si trovavano i nomi di tutti quelli che erano riusciti ad entrare nelle case protette. Secondo le direttive del governo di Spagna, noi abbiamo continuato a organizzare la protezione e cercando di salvare in una maniera o nell'altra più persone possibili. Avevamo solo una casa, poi piano piano siamo arrivati perlomeno a 6. Oddio, non era sufficiente dare la lettera e metterli dentro in una casa con bandiera spagnola e stemma della Spagna fuori. Bisognava fare attenzione continuamente che i nazisti non andassero nelle case a portar via. Insomma, piano piano siamo arrivati alla fine di novembre con circa 3.000 protetti. Nello stesso tempo ho intensificato i rapporti sia con la polizia, sia con la gendarmeria, sia con
il partito nazista ungherese. Cercavo in tutte le maniere di avere degli appoggi, non importa dove, perché non era una questione facile. E dice, ma faccio la lettera di protezione e la lettera di protezione è valida e nessuno disturberà questa gente. Non è vero, bisognava proteggerli giorno per giorno, anche di notte. Io ho sempre cercato contatti con tutte le autorità, non mi importava chi fossero, nazisti o non nazisti. L'essenziale è che mi fossero utili. A questo punto per Perlasca la partita si fa sempre più difficile, perché per riuscire a salvare queste migliaia di uomini, donne, vecchi e bambini dallo sterminio nazista, doveva usare un giusto dosaggio di coraggio, certamente, ma anche di astuzia e di diplomazia, perché il diaframma che separava questi uomini e queste donne dai campi di concentramento era molto fragile, poteva in qualunque momento essere sfondato dalle milizie naziste che penetravano in questi luoghi protetti e si portavano via gli ebrei con i camion. Ebrei che vivevano ammassati in luoghi ristretti, sempre con il terrore di vedere aprire una porta e arrivare della gente con il mitra spianato. In quel buio però ogni tanto si accendevano delle luci. C'erano uomini come Perlasca e come altri che non pensavano solo a se stessi, ma agivano spinti da quello che ritenevano fosse il loro dovere. Erano i giusti. Vivevamo in condizioni pessime. Era un appartamento di 3 camere in cui vivevano ammassate circa 80 persone, tutti con il salvacondotto spagnolo che gli aveva dato Perlasca. La vita era molto difficile, non c'era elettricità, non c'era gas, un solo bagno per 80 persone. Non è difficile immaginare come stavamo sdraiati per terra. Ci passavano sopra quando dovevano andare in bagno. Almeno fino a quando il bagno era funzionante, perché in realtà lo rimase solo per qualche giorno. Tutti i comfort, tutte le possibilità, dopo un po' sono sparite. Il pericolo dell'imminente entrata dei russi in città convince Salasi ad abbandonare la capitale e a trasferire il governo. In questa occasione tutti gli ambasciatori sono invitati a trasferirsi a Sopron. Partire, per Sanz-Briz, significa riconoscere de facto il nuovo governo filonazista, cosa che Madrid aveva cercato di evitare fino a quel momento. Continuare l'opera umanitaria di protezione degli ebrei o salvaguardare l'onore del paese? A Sanz-Briz viene ordinato di lasciare Budapest e dirigersi a Berna. E lo fa nella notte del 1° dicembre, garantendo a Perlasca un visto che gli avrebbe permesso di raggiungerlo pochi giorni dopo. Mi aggiravo per la zona dove c'era il ghetto internazionale, dove c'erano le nostre case, pensando cosa faccio adesso, quando, passando davanti alla casa della via Legradi Caroli, ho visto che era occupata dalla polizia. Allora sono entrato e ho domandato cosa succede. Mi hanno detto la polizia ci vuole portare via tutti. Allora io ho chiuso a chiave il portone d'ingresso e sono andato su a cercare il comandante di questa polizia, ed era un tenente. Insomma, la discussione, siamo arrivati a un accordo. Sospendeva di portare via i protetti e andavamo assieme a un 100-150 metri nel parco, dove c'era in permanenza un comitato formato dalla polizia, dai gendarmi, da rappresentanti del partito, del Ministero degli Interni, Ministero degli Esteri, non so ancora chi. E allora sono andato lì e ho cominciato a gridare, a protestare, che cos'è questa storia, insomma. Ma dice, il rappresentante spagnolo è scappato, e di conseguenza non ci sono più rapporti con la Spagna.
Io ho detto, guardate che vi sbagliate, perché se voi andate alla legazione vedete che c'è ancora la bandiera, sempre la bandiera. L'incaricato d'affari non è scappato, è andato a Berna per parlare con i colleghi diplomatici spagnoli di Germania, Italia, Francia e Svizzera. E poi ritornerà. Ma io sono il legale sostituto. Questi sono i miei documenti. Ho presentato passaporto e tessera diplomatica. Io sono il legale sostituto. Di conseguenza, l'attività della legazione continua. Io pretendo il rispetto degli accordi che sono stati fatti. Perlasca quindi poteva benissimo andarsene via, aveva questo salvacondotto per andare in Svizzera e quindi salvarsi, togliersi da questa situazione drammatica, ma invece sceglie di rimanere, non solo, ma gioca una carta molto rischiosa, si autoproclama rappresentante del governo spagnolo in modo da poter fare da scudo a tutti questi ebrei che rischiano il campo di concentramento. E in quel momento è solo, perché nessuno gli chiede di fare queste cose, potrebbe benissimo andarsene via, ma c'è qualcuno accanto a lui che gli impedisce di fuggire, di togliersi dal pericolo e di abbandonare tutti questi ebrei alle persecuzioni dei nazisti, ed è la sua coscienza. È una voce che lo guida nelle sue scelte, una voce interna che parla forte nel cuore degli uomini giusti. Giorgio Perlasca. Giorgio Perlasca l'ho conosciuto nella casa della St. István Park, numero 35. L'ho visto due volte in vita mia. La prima sulle scale, quando ci volevano portare sulla riva del Danubio, e lui è venuto a saperlo. È entrato e ci ha salvato. Non ci ha lasciato portare via. Un fatto tira l'altro, da un passo se ne fa un altro e via, 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 si è presi in mezzo. Io avrei potuto andare in Svizzera ai primi di dicembre del 44, o perlomeno tentare. Però se facevo questo dovevo abbandonare tutto e abbandonare questa gente. In quei momenti tragici i rappresentanti diplomatici devono avere un po' di coraggio. Dico la verità che io non ho avuto coraggio, non pensavo ai pericoli. Non è che abbia avuto coraggio, almeno penso e credo, insomma. Non pensavo ai pericoli, andavo dritto per la mia strada. A dicembre le sorti della guerra sono ormai chiare. Gli americani sul fronte occidentale avanzano. I russi su quello orientale premono alle porte di Budapest diretti a Berlino. Ma il programma nazista non ammette deroghe. Tutti i giudei devono essere sterminati. Lungo la riva del Danubio ogni giorno centinaia di ebrei vengono uccisi e gettati nel fiume. All'inizio del conflitto nel 1941 si contano 865.000 ebrei ungheresi. 565.000 vengono assassinati e solo 260.000 riescono a scampare alla morte. La notte di Natale sentivamo che stavano uccidendo le persone sul Danubio, quelle che erano state fermate o quelle che abitavano nelle case vicino alla nostra. Era terribile. Non riuscivano a nasconderci questi omicidi sul fiume. È stata una notte terribile, quella di Natale. La mattina dopo si vedevano le scarpe lasciate dalle vittime sulla riva e le sponde del Danubio insanguinate. C'era un terrazzo al settimo piano, enorme. E da qui ho visto come ogni giorno le persone venivano uccise sulla riva del Danubio. Questo succedeva di sera, al buio, ma si potevano distinguere le fiamme dei proiettili, si vedevano gli spari,
Succedeva forse a più di un chilometro di distanza dalla nostra casa, dove adesso c'è il monumento delle scarpe. Queste scarpe che ricordano le vittime uccise sul lungo fiume. C'erano voci in giro che questo ministro Vaina, ministro dell'interno responsabile civile e militare della capitale assediata, voleva trasferire tutti gli ebrei del ghetto internazionale nel ghetto comune e, una volta fatto questa operazione, incendiare il ghetto, circondarlo di militari e con le mitragliatrici impedire che la gente scappasse. Allora ho scritto subito una lettera a questo ministro Vaina, la quale lui non ha risposto. E un paio di giorni dopo gli ho telefonato che sarei andato. E lui, la mattina successiva, mi ha confermato chiaramente che aveva intenzione di risolvere la situazione ebraica con questo grande eccidio. Io logicamente ho discusso con lui, ho detto: ma come può pensare una cosa del genere? Ma guardi che sono decine di migliaia di persone, donne, bambini, ma come può fare una cosa del genere? Ma insomma, sono stato 2 ore a discutere con lui. E un bel momento mi dice: ma come, lei spagnolo, dice, noi siamo fascisti assieme, eccetera. Ma dico: ma che fascisti, fascisti? Guardi, se entro 48 ore il governo spagnolo non riceve da me la conferma che tutto procede bene, internerà i circa 3.000 cittadini ungheresi che sono in Spagna, non era vero, saranno stati 100 in tutto, compresi i diplomatici. Allora questo qui ha detto: va bene, i protetti spagnoli saranno salvi. E io gli ho detto: no, i protetti spagnoli, tutti devono essere salvi. La mattina del 16 gennaio del 1945 appaiono per le strade della capitale i primi soldati russi. L'assedio dura parecchi giorni e come una grande onda travolge tutto ciò che era stata Budapest e le sue strutture di potere. Furono i mesi peggiori perché non c'era da mangiare che pochissimo, eravamo denutriti, malati, eravamo 50 bambini chiusi in questo scantinato con la sorveglianza di una signora e del rabbino in capo. Un giorno sentiamo battere su un muro di questo scantinato dei colpi di martello tremendi e improvvisamente si abbatté questo, con un certo fragore, questo muro e apparve un soldato russo col colbacco e la stella rossa sul colbacco, e questa fu la liberazione. Quindi quella scena di questo militare che per noi ha rappresentato la salvezza nel fumo del muro abbattuto, questa evidentemente è un'immagine che finché campo non dimenticherò. Catturato dai russi ma subito liberato, per Perlaska è ormai tempo di ritornare a casa. Un lungo viaggio in treno attraverso i Balcani e la Turchia lo riporta finalmente in Italia tra le braccia della moglie Nerina. Una volta in patria, Perlaska informa del suo operato il governo italiano e quello spagnolo, ribadendo che dietro la singolarità delle sue azioni non c'era nessuna intenzione di disonorare lo Stato spagnolo, ma solo il rispetto per il valore della vita umana. Dopo che sono ritornato dall'Italia, ho trovato che la mia ditta mi ha licenziato.
e l'ho passata brutta. Certo che è difficile ricominciare da capo, trovare un lavoro, mi sono adattato per sbarcare il lunario, qualche volta non riuscendo perfettamente. Dopo un 10 anni mi è nato un figlio e con tutti gli sforzi che ho fatto, sacrifici eccetera, sono riuscito ad allevarlo e a sistemarlo. Mio padre, quando ritornò dall'Ungheria, la sua storia non la raccontò a nessuno, nemmeno in famiglia. Raccontava sì qualche piccolo episodio che però non dava l'idea di quello che aveva fatto. Nel 1987-88 alcune donne ebree ungheresi cominciarono a cercare, o meglio a ricercare, il diplomatico spagnolo che le aveva aiutate durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo un po' di ricerche riuscirono a trovare non un diplomatico spagnolo a Madrid, ma un italiano, Giorgio Perlasca, in Padova, in via Guglielmo Marconi, numero 13. In una rivista ebraica ungherese, Vita Nuova, è apparso un articolo in cui si chiedevano notizie di Jorge Giorgio Perlasca, che probabilmente aveva salvato molte migliaia di ebrei in Ungheria. Nessuno della mia famiglia ha risposto all'annuncio. Solo io e mio marito lo facemmo. Io sono stata la prima testimone che Giorgio Perlasca era esistito veramente. Quegli anni tremendi sono una cosa che l'uomo vorrebbe nascondere e dimenticare, ma rimangono sempre nell'anima e nella testa. A sopravvivere siamo stati in pochi, molti poi sono emigrati negli Stati Uniti e in Canada, quindi non siamo rimasti in contatto. L'unica volta in cui ci siamo ritrovati tutti insieme è stato quando Perlasca e sua moglie sono venuti qui in Ungheria e abbiamo organizzato una grande festa in suo onore e anche lo Stato lo ha premiato. Dopo quasi mezzo secolo, Perlasca, ormai ottantenne, esce dal suo silenzio. La straordinarietà della sua impresa è riconosciuta in tutto il mondo. Riceve i più alti riconoscimenti dal governo ungherese, da quello spagnolo, italiano e israeliano. Nel 1988 gli viene conferito il titolo di Giusto tra le nazioni. Il suo nome e la sua storia si aggiungono a quelle di tutti gli altri uomini che hanno rischiato la loro vita per salvare gli ebrei dalla Shoah. Quando Perlasca è sparito, ho sempre sentito dire dai miei nonni che la nostra vita ce l'aveva salvata Giorgio Perlasca con quel salvacondotto. E grazie a quel salvacondotto e a quella firma, il suo nome, Giorgio Perlasca, mi è sempre rimasto impresso nella memoria. A lui devo la mia vita e quella di tutta la mia famiglia. C'era un abisso ideologico tra quello che lui ha fatto e quello che professava come uomo, diciamo, che era in qualche modo implicato anche nella politica. E quindi questa è la dimostrazione che la solidarietà, il senso di solidarietà umana e il senso anche dell'amicizia sorpassano di gran lunga la forza delle ideologie. Queste possono portare a grandi divisioni, anche a grandi massacri. Quella no, questo senso di solidarietà no. Il testamento più bello, penso, di mio padre è una frase che disse a un'intervista un paio d'anni prima di morire, quindi mi pare nel 1990. Il giornalista che gli chiedeva: ma lei perché vorrebbe che la sua storia venisse ricordata? Lui rispondeva in maniera molto semplice, molto tranquilla: io vorrei che questa storia venisse ricordata non tanto perché è la mia storia, perché io sono Giorgio Perlasca e quindi ricordare Giorgio Perlasca, ma perché questa storia serva soprattutto alle giovani generazioni per capire quello che è successo in quel periodo e saper opporsi, se del caso, se queste barbarie dovessero tornare. C'è una cosa che colpisce in tutta questa storia di Giorgio Perlasca ed è il fatto che non ha mai chiesto niente per sé. Abbiamo sentito che neppure ne parlava in famiglia.
e ha avuto persino difficoltà a reinserirsi nel mondo del lavoro. Tutta la storia è venuta fuori perché dei salvati, degli ebrei, hanno cominciato a cercarlo per ringraziarlo. Qualcuno ha detto che si fa veramente del bene quando non ci si aspetta una ricompensa e neppure gratitudine, ed è vero. Oggi un albero molto importante e simbolico ricorda tutta la storia di Perlasca nel Giardino dei Giusti a Gerusalemme, al Wad Yashem. Però la sua è una lezione di vita che va molto al di là di questo e di altri riconoscimenti che ha avuto. Perché le nostre società hanno bisogno di modelli alti, hanno bisogno di comportamenti esemplari, hanno bisogno di uomini giusti che sappiano andare al di là delle contrapposizioni sociali, politiche e ideologiche. Ed è forse questa una delle cose importanti che insegna la storia di Giorgio Perlasca. Così di fatto in fatto mi sono trovato dentro in questa situazione. Potevo ritirarmi? No. Non è possibile che un uomo della mia mentalità si ritiri.